troviamo nel punto dove nella Flaminia finiscono le quattro corsie. È dagli anni 70 che è rimasta la Flaminia una strada incompiuta. Da molti anni il tratto Caglia-Qualagna è anch'esso un tratto molto rischioso, ci sono stati molti incidenti e nessuno dagli anni 70, è stata inaugurata nel 1970 questo tratto, e nessun ente ha provveduto a migliorare il tratto Caglia-Qualagna. Si parla molto in questi giorni del quadrilatero, è ritornato, diciamo, di moda parlare di questa direttissima Ancona-Perugia, e sentiamo com'è la situazione per le nostre strade dal consigliere provinciale Marcello Mei. La situazione è molto particolare nella regione Marche. Nella zona di Ancona, in effetti, sono ben avviati i lavori della quadrilatero, che è un'infrastruttura viaria decisamente importante. Collegherà in pratica la provincia d'Ancona, le Marche, ma in particolare la provincia d'Ancona, con Perugia, l'Umbria e con Roma. Nella nostra provincia la situazione è completamente differente. Le opere pubbliche di fatto sono le stesse dal punto di vista viario degli anni 70, quando è stata realizzata questo tratto di superstrada che è collegata con la Fano Grosseto, e questa zona della provincia di fatto non ha visto più altri interventi significativi, cosa che invece sarebbe necessario fare, perché è ora che anche questa nostra provincia venga tenuta nella dovuta considerazione da questo punto di vista. Un tempo era la Flaminia la strada più importante che collegava Roma con le Marche e il centro Italia. Poi piano piano si parla sempre di più della Fano Grosseto, ma nessuno magari si ricorda che questa strada ha avuto un ruolo molto importante negli anni. La Consolare Flaminia è da migliaia di anni uno snodo importantissimo per collegare il centro Italia con Roma. Purtroppo però è passata nel dimenticatoio negli ultimi decenni. Alcuni tratti sono praticamente gli stessi di svariati anni fa. Nel dopoguerra non sono stati fatti in alcuni punti interventi significativi sul tracciato, perlomeno, e quindi riteniamo che invece proprio questa importanza di questo tratto viario debba essere riscoperto. I romani hanno fatto un impero sulle strade, erano strade fatte con il criterio di avvicinare tutte le zone alla capitale. Crediamo che anche in questo nostro periodo ci sia la necessità di potenziare la viabilità tra la provincia di Pesaro e Roma, e si può fare collegandosi con lo snodo viario dell'Umbria. Ecco, qualcuno parla spesso della Fano Grosseto, cioè la Flaminia è in alternativa alla Fano Grosseto oppure è dimenticata? Sono due cose diverse, riguardano entrambe una realtà importante come quella delle Marche e della provincia di Pesaro. Una, la Fano Grosseto, dovrebbe collegare questa nostra realtà, la costa adriatica, con la costa tirrenica all'altezza di Grosseto in Quindi è una Toscana. via per la Toscana, non Esatto, per... è un collegamento, diciamo, per il centro-nord. La Flaminia invece rappresenta da sempre un collegamento diretto con il centro-sud e con Roma, quindi sono ugualmente importanti. Entrambe collegano l'Adriatico con il Tirreno, però in punti diversi, una verso nord e una verso sud. Quindi ritengo che anche la Flaminia, oltre alla Fano Grosseto, debba essere tenuta in considerazione e potenziata, migliorando il collegamento con Gubbio e con l'Umbria. Un aspetto molto importante sono i chilometri. Per completare la Fano Grosseto da Calmazzo ci sono 82 chilometri per arrivare a San Giustino e collegarsi con la E7. Da qui andare a Gubbio ce ne sono 20, altri 15 per completare, diciamo, una viabilità migliore attraverso la Pian d'Assino, no? Piandassino. Ecco, e sarebbe, diciamo, molto
meglio e più breve la strada per Roma, come si diceva un tempo. Certamente che da un punto di vista dei costi, la realizzazione di significativi miglioramenti sulla Flaminia fino a Gubbio, fino a Umbria, sarebbe importante. Mancano 15 chilometri. Esatto, il tratto è molto più breve e in ogni caso non si tratta di dover realizzare gallerie come invece occorre fare dove occorre il raddoppio del tunnel, delle gallerie, perché le normative europee prevedono che per lunghezza come quello occorre il doppio canale. In questo caso invece non occorrono opere in galleria e il costo sarebbe sicuramente molto minore. Come mai c'è questa indifferenza per la Flaminia? Lei ha fatto diverse interpellanze anche in provincia, però sembra che tutti fanno orecchie da mercante. La Flaminia non ne parlano, o perlomeno evitano il discorso, sempre fanno Grosseto o nient'altro. Probabilmente un po' dipende dalle amministrazioni locali, che dovrebbero farsi sentire di più, perché la viabilità è molto importante per quanto riguarda l'economia, il turismo e quant'altro. Quindi prima di tutto dovrebbero essere i vari amministratori locali che fanno corpo per cercare di dare più voce a questa richiesta, che io penso sia comprensibilissima. Per concludere, l'Umbria, la Flaminia l'ha completata tutto, fino a Umbertide. Da Umbertide si va in superstrada fino a Roma. Ancona adesso farà la direttissima con Perugia e noi siamo rimasti gli ultimi. In effetti si sta realizzando un'opera importante con il collegamento di Gubbio con la Piandassino fino a Umbertide, che collega poi con la superstrada fino a Perugia e oltre, e riuscire a collegarsi a questa importante rete viaria sarebbe determinante per queste zone. Dobbiamo tenere alto l'attenzione e il dibattito su questa tematica, spero che piano piano, facendo come la goccia, riusciamo a bucare anche la roccia e a bucare in qualche modo questa chiusura che c'è, questa barriera dell'Appennino, che c'è, esatto, tra le Marche e l'Umbria, questa zona. Concludiamo con quello che vediamo tutti i giorni, cioè andare a Fano. Da qui ci sono gallerie molto buie, la strada non è il fondo stradale non è dei migliori, ecco, la provincia perché non dà le dovute attenzione a questo tratto? Anche fino a Cantiano le gallerie sono buie. Questo è stato oggetto di un ordine del giorno che ho presentato diverso tempo fa in provincia, deve essere ancora discusso, però da parte dell'assessore Galluzzi è sembrato che ci sia disponibilità a cercare di venire incontro a questa problematica. Bisogna dire ad onor del vero che già la provincia da un paio di anni ha chiesto di poter riportare il tratto in questione sotto la potestà dell'ANAS, proprio perché si tratta di una strada che non può essere più considerata provinciale, ma è una strada di interesse nazionale. L'ANAS in questo caso avrebbe sicuramente più possibilità di gestire meglio il tratto stradale, gallerie comprese, cosa che la provincia, con i problemi di carattere economico che hanno in questi anni gli enti locali, non riesce a fare. Devo dire ad onor del vero che anche l'assessore Galluzzi si è mosso in questa direzione e l'ordine del giorno che ho presentato credo che sicuramente avrà l'appoggio anche della maggioranza in provincia.